Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo 88. Prima di iniziare con il video di oggi, vi ricordo che in descrizione qui sotto potete trovare il link di affiliazione che vi rimanda alla homepage di Disney Plus. Se volevate magari già provare il servizio con la settimana di prova gratuita, potete farlo usando questo link. A voi non cambia nulla, ma mi date un minimo di supporto economico senza sborsare un euro. E peraltro il video di oggi può essere riferito in parte anche a Disney Plus, tra poco vedremo perché. E vi ricordo che sempre in descrizione trovate il mio link personalizzato che vi riporta alla home page del sito di Pumpkin, dove trovate maglie, felpe, zaini, scarpe e chi più ne ha più ne metta, tutti i prodotti a tema nerd con delle stampe carinissime. Se volete avere questi prodotti con il 20% di sconto a fronte di un acquisto inferiore a 50 euro, usate il mio codice sconto VLASLO. Se invece spendete più di 50 euro e volete avere il 25% di sconto, potete utilizzare il mio codice sconto POWER25. E infine vi ricordo anche che potete trovare in edizione Digital Book il mio libro I Veri Fantasmi a 2,99€, trovate il link in descrizione qui sotto per acquistarlo e anche il link per vedere tutti i titoli del catalogo della casa editrice Polignani che sono stati messi in Digital Book per evitare di sovraffollare le strade di corrieri che devono consegnare le copie fisiche. Quindi se tutto questo vi interessa sapete cosa fare, ora bando alle ciance, iniziamo subito con il video di oggi. Allora, io vi devo ringraziare dal profondo del cuore perché mi commuove l'entusiasmo con cui state accogliendo le classifiche che ho iniziato a fare da qualche settimana qui sul canale. Questo è un format che avevo già portato in passato, ma in maniera diversa. Adesso invece ho deciso di fare classifiche che riguardino un singolo franchise, una singola casa di produzione e inizio a fare anche quelle riguardanti singoli registi. E vi ringrazio anche perché nei commenti ad ogni classifica mi consigliate delle classifiche da portare in futuro sul canale, quindi anche oggi vi chiedo: c'è qualche classifica che vi piacerebbe vedere prossimamente? Scrivetelo in un commento. E se vi siete rotti i coglioni del fatto che io continuo a ripetere la parola classifica, pollice in su, anzi, o pollice in giù, quello che volete, insomma. Comunque sia, oggi farò la classifica dei film di una saga cara a molti. Ovviamente mi riferisco a Star Wars. Dunque, in tanti mi avete chiesto di realizzare questo video, io sono ben felice di farlo, ma prima devo fare un paio di premesse. Allora, innanzitutto ho evitato di inserire nella classifica anche le serie come The Mandalorian, The Clone Wars o anche Rebels, perché per quanto siano prodotti interessanti, preferivo concentrarmi sui film, perché ne sarebbe risultata una mescolanza forse non molto sensata, perché comunque c'è una bella differenza tra ciò che può darti una serie e ciò che può darti un film, per quanto siano prodotti riferiti allo stesso franchise. Per cui troverete solo i film, tranne il film di The Clone Wars della serie, perché è derivativo, è quello che poi ha iniziato tutto fondamentalmente, per cui l'ho tolto perché nell'ottica dei film di Star Wars è uno di quelli che mi è piaciuto di meno, però grazie, era un prodotto completamente differente, quindi ho considerato solo i film in live action e non anche il film animato. E altra premessa doverosa, ormai devo dirlo in ogni classifica all'inizio, è una classifica personalissima, per cui evitate cortesemente di arrivare belli freschi nei commenti a insultarmi perché a detta vostra non capisco un cazzo, solo perché io personalmente preferisco il dato film piuttosto che quell'altro, anche perché quando si parla di Star Wars c'è proprio una violenza intrinseca nell'esprimere le opinioni da parte di certi fan che non capisco. E siccome so già che alcune posizioni potranno triggerare qualcuno, imploro dal profondo della mia anima quel qualcuno di esprimere il proprio disappunto, che è assolutamente sacrosanto, in maniera civile. Voi potete non essere d'accordo, perché in molti dicono: tu dai le rispostacce. Se andate a dare un'occhiata a certi commenti, prevalentemente le rispostacce sono
nei confronti di persone che si sono poste molto male fin dall'inizio. Se voi dite non sono d'accordo, secondo me puntini puntini, allora quella è una critica costruttiva, un mettersi in discussione, e questo mi piace tantissimo. Ma se arrivate a dire non capisci un cazzo, sei ridicolo, sei uno stronzo, io vi blocco. Lo dico perché nella scorsa classifica, quella sui film DreamWorks, ho dovuto bloccare una cosa come 10 persone che per l'appunto avevano scritto commenti anche molto cattivi che insultavano non solo me ma anche la mia genealogia, e questa cosa mi lascia alquanto perplesso. Quindi mi raccomando, siate civili. Naturalmente ci saranno spoiler, quindi se non avete visto tutti i film di cui parlerò, evitate magari di ascoltare la mia opinione quando si arriva a parlare di una pellicola che ancora non avete guardato. Skippate, in modo da evitare brutte sorprese. E adesso, bando alle ciance, direi che possiamo iniziare con questa classifica riguardante i film di Star Wars dal peggiore al migliore secondo me. Alla posizione numero 11, questa era piuttosto telefonata, troviamo Star Wars episodio 9, L'ascesa di Skywalker. Lo so, qualcuno potrebbe essere convinto che io l'abbia rivalutato perché ha visto un video di un paio di settimane fa in cui dicevo di essermi ripetuto sul film. Magari quel qualcuno ha guardato il video dopo il primo di aprile e non si era ancora accorto che fosse un piccolo aprile, infatti ho dovuto scriverlo nel titolo a posteriori perché in tanti ci stavano cascando non pensando al fatto che fosse stato caricato proprio il 1° aprile. Uno magari l'aveva guardato il 4, non aveva dato un occhio alla data di caricamento e poteva esserci cascato, anche se guardando il video fino alla fine si poteva capire che io non fossi serio. No, non l'ho rivalutato, per quanto mi riguarda è il peggior film mai realizzato su Star Wars. E il motivo è molto semplice: alla Lucasfilm non hanno saputo mettersi d'accordo. Se vuoi realizzare una nuova trilogia riguardante Star Wars, forse devi avere un piano in mente. Anche George Lucas con la trilogia prequel non sempre ha fatto dei buoni lavori, però quantomeno sapeva dove stava andando a parare. Se tu dici a J.J. Abrams di realizzare episodio 7, Il risveglio della forza, e poi prendi Rian Johnson per episodio 8, Gli ultimi Jedi, dovresti far sì che ci sia un minimo di correlazione, un minimo di idea generale, ok? Perché francamente mi sembra assurdo che arrivi fresco Rian Johnson, faccia il suo film, stravolga i piani di Abrams e poi lo stesso Abrams si ritrovi a dover girare episodio 9 senza sapere come riparare a ciò che aveva fatto il regista del film precedente. E quindi ecco che, siccome Johnson aveva seccato Snoke, che nell'idea di Abrams doveva essere il villain principale, ha dovuto inventarsi il ritorno di Palpatine, che come sappiamo non ha il minimo senso. Addirittura nel romanzo tratto dal film, quello ufficiale, uscito poche settimane fa, si legge che Palpatine di base è un clone in cui è stato inserito lo spirito dell'imperatore morto in episodio 6. Ora, questa cosa per quanto mi riguarda è semplicemente assurda, perché va bene che stiamo parlando di una space opera con forti elementi fantascientifici e fantasy, ma comunque un minimo di spiegazione me la devi dare. Non mi interessa il fatto che nell'universo di Star Wars esistono effettivamente i cloni. Qui si va oltre, ok? È un clone in cui hanno inserito lo spirito di Palpatine. Come? Perché ha le stesse ferite che aveva Palpatine, che però erano state causate dallo scontro con Mace Windu? Poi soprattutto salta fuori sempre dal libro che in realtà Rey non è propriamente nipote di Palpatine, perché suo padre era un clone di Palpatine non identico, riuscito male. Innanzitutto, che cazzo è un clone non identico? Me lo dovete spiegare, io esigo di saperlo. Un clone è un clone, che cazzo è? Cos'è? Il clone non omozigoto, ma cosa vuol dire? Cioè, veramente non ha senso questa cosa. E soprattutto poi il film non ha la struttura di un film. Manca una parte centrale degna di tale nome, sono scene incollate con lo sputo
che si susseguono e che mostrano eventi quasi casuali. Ok, andiamo sul pianeta desertico dove c'è la festa che si tiene una volta ogni 40 anni e incontriamo Lando, che dice che, ma sì, Luke Skywalker aveva sempre saputo che Palpatine era tornato e quindi è per quello che era diventato schivo e se n'era andato. No, non è per quello, ci spiegano il perché si fosse comportato così già in episodio 8, ma siccome Abrams doveva mettere una pezza ciò che aveva fatto Rian Johnson, ecco che si è arrivati a questo. Lando che all'improvviso ha una figlia di cui non si era mai parlato, che era stata rapita dal primo ordine. Insomma, ragazzi, è un film con tante di quelle porcherie che non saprei neanche come fare per elencarle tutte e dare una spiegazione a certe cose che si sono viste. È un film pessimo da un punto di vista proprio della sceneggiatura, da un punto di vista anche del montaggio. La regia ancora quella ci può stare, comunque Abrams non è male come regista, però si vede proprio che non avevano una vera e propria idea vincente. È un film fatto tanto per concludere questa nuova trilogia che è stata molto discontinua, anche se io non l'ho disprezzato in toto. Il problema è che se anche possono essermi piaciuti i due film precedenti, questo rovina tutta la storia generale. Anche ciò che hanno fatto con Rey e Kylo Ren, loro due che hanno il potere di passarsi gli oggetti con la forza della mente perché sono una diade nella forza. Che cazzo vuol dire? Spiegamela meglio questa cosa, ok? Sono una cosa unica che non si era mai verificata, ok? Ma dammi un minimo di spiegazione in più. Poi, ripeto, Palpatine alla fine, che quando riprende i poteri si ritrova all'improvviso con la vestaglietta rossa dal nulla. Cioè, è proprio una roba stupida, ragazzi. Cioè, ma stupida, stupida. Soprattutto anche questa cosa di Finn che deve dire qualcosa a Rey e poi non gliela dice, salta fuori che nell'idea originale di Abrams in realtà voleva dirle guarda, io sono sensibile alla forza, quando è ovvio che quello che voleva dirle è ti glasserei come una torta al cioccolato. Però cosa devi fare? Il film è uscito così. Lo stesso Abrams non sembra essere soddisfatto del risultato, si parla di enormi tagli, insomma è un film mal riuscito perché non hanno saputo gestire il progetto. È questo il punto. Io spero che d'ora in poi lasciano stare la storia principale degli Skywalker, che si buttino su questi side project che hanno iniziato e che sembrerebbe dovrebbero portare a una nuova saga. Peraltro le saghe che sarebbero dovute uscire, quelle nuove, prossimamente sono state slittate, sono stati estromessi Benioff e Weiss da quel progetto famoso di cui si parlava. Insomma, staremo a vedere che cosa accadrà, ma a me questo episodio 9 ha fatto schifo come poche cose al mondo e quasi mi veniva da piangere, perché trovare come grande finale della saga degli Skywalker una roba del genere, che non ha il minimo rispetto per ciò che è sempre stato rappresentato da Star Wars, mi ha fatto male al cuore. Non mi dilungo oltre perché ne ho parlato fin troppo qua sul canale e non voglio monopolizzare la classifica solo con questa posizione, perché comunque ci sono altri 10 film da analizzare in maniera concisa ma comunque un minimo approfondita. Per cui sì, questo film decisamente si merita la posizione numero 11, ovvero l'ultima. Alla numero 10 abbiamo Star Wars Episodio 2, L'attacco dei cloni. Allora, perché L'attacco dei cloni è così in basso in questa classifica? Ma perché è una rottura di palle infinita, ok? Se io mi guardo un film su Star Wars, l'ultima cosa che vorrei è che al centro di tutto ci siano i pruriti giovanili del giovane Anakin Skywalker. Non mi interessa sapere che lui vuole bombarsi Padme. Si era capito che lui era affascinato da lei già quando era un bambino. Crescendo è diventato un Hayden Christensen baldanzoso che può tranquillamente pensare di inserirsi in situazioni un pochino più adulte, se capite cosa intendo. Però il problema è che tutte le scene in cui sono insieme sull'erba sono una rottura di Zebedei incredibile. In generale quel film era abbastanza un casino e neanche la lotta nell'arena verso la fine è riuscita a salvarlo. Ci sono un paio di momenti action, come ad esempio
la scena su Camino con Jango Fett che scopriamo essere di base Boba Fett, che è un suo clone in realtà, cioè, quindi Boba Fett è il clone di Jango Fett, che però era un clone che era stato creato con un processo rallentato in modo che potesse essere spacciato per suo figlio. Insomma, era un clone che cresceva, però sempre di clone si trattava. Per cui indirettamente vediamo il volto di Boba Fett, di come sarà da adulto, ma lo vediamo anche da bambino in un certo senso. Il punto qual è? Il punto è che, a parte la scena di Camino che poteva anche essere interessante, dove Jango Fett viene decapitato, la scena nell'arena, che secondo me era un po' troppo confusionaria e arrivava proprio un po' troppo verso la fine del film, e c'è anche un'altra scena che non mi era dispiaciuta, che è quella in cui Anakin perde il controllo e uccide i predoni che hanno ucciso sua madre Shmi, iniziando a orientarsi verso il lato oscuro. Non è che sia un film esaltante, non è propriamente quello che io mi aspetto da un film su Star Wars. Ancora troppa sottotrama politica, troppi sotterfugi che non sono quello che il pubblico richiedeva, e che Lucas si era fissato di volerci raccontare l'ascesa di Palpatine buttandola sul politico, e quindi ancora riunioni al Senato, persone che tradiscono, insomma, non mi ha sinceramente fatto impazzire questo, Conte Dooku è mica Conte Dooku, insomma, il Conte Dooku poi è un personaggio che a me piace tantissimo, cioè io lo adoro come personaggio. Diciamo che quel film è sicuramente importante perché è grazie a quello che poi è nata la serie Star Wars The Clone Wars, per l'amor del cielo. Però come film su Star Wars in sé a me non è piaciuto minimamente. L'ho trovato lento, l'ho trovato poi anche pretenzioso, perché sì, gioca tantissimo con la lore, te ne crea una che è stata sfruttata per anni, perché The Clone Wars non è una brutta serie animata, anzi non mi fa impazzire in tutta la sua interezza, ma ci sono degli episodi veramente interessanti a livello di lore, per appunto è incredibile. Però come film di Star Wars per me è un no, nel senso che l'attacco dei cloni ti spiegava la questione dei cloni, dell'esercito imperiale, bla bla bla, che poi sarebbero stati sostituiti da persone che non erano più cloni in un secondo momento, vabbè, e era un film fondamentale per arrivare al finale, perché comunque la questione dei cloni è importantissima dal momento che l'Ordine 66 viene eseguito proprio da loro, e lo sterminio degli Jedi è di base una cosa molto legata a ciò che avviene nell'attacco dei cloni. Però è un film rotto, è proprio rotto, e tra l'altro tutti quelli che sono convinti che Hayden Christensen non reciti male si guardino l'attacco dei cloni in lingua originale, perché se voi pensate ma no, nell'attacco dei cloni ci stava, no, se lo guardate in italiano è Pezzulli che era stato bravo a doppiarlo, ma guardatelo in inglese, cioè Christensen è un cane spaventoso, lo è anche nella Vendetta dei Sith, ma meno, perché lì forse era più accurato, aveva delle scene un po' più emozionanti. Nell'attacco dei cloni non ci sono scene particolarmente emozionanti, a parte quelle in cui inizia ad abbracciare il lato oscuro senza neanche rendersene conto, perché molti sono convinti che Anakin passi al lato oscuro nel momento in cui fa quello che fa verso la fine di La Vendetta dei Sith. In realtà è già qui, non risparmiando gli assassini della madre e cercando la vendetta, che fa capire che ha una predisposizione per il lato oscuro. Quindi c'è dell'importanza a livello di macrotrama in questo film anche per quello, ma ripeto, al di là di questi dettagli che sì, saranno importanti, regia, sceneggiatura, dialoghi, tutto non funziona. Non funziona, è proprio il meno esaltante, uno dei meno, allora, è il meno esaltante della saga, ma non è il più brutto, perché comunque peggio di episodio 9 per quanto mi riguarda non c'è ancora stato nulla. Quindi l'attacco dei cloni per me è un no, non proprio assoluto, ma quasi. In posizione numero 9 abbiamo episodio 1
La minaccia fantasma. Allora, la minaccia fantasma a distanza di anni si può dire che qualcosa l'ha lasciato, ok? Lo ha lasciato. Non si tratta di cose belle, per lo più, ma qualcosina che ti dà un effetto nostalgia può esserci. Lo vidi che ero abbastanza piccolo, era il 1999, quindi avevo 11 anni, e guardandolo in sala mi resi conto che qualcosa non andava. Anche se era un bambino e avrei dovuto apprezzare certe scene action, oppure un personaggio come Jar Jar, sentivo che non funzionava qualcosa, e quel qualcosa è che non è propriamente ciò che mi sarei aspettato in un film su Star Wars. Come ho detto prima, George Lucas aveva cambiato un po' direzione, voleva raccontare come Anakin sarebbe diventato Darth Vader, come Palpatine sarebbe diventato Darth Sidious, e quindi ci troviamo questo bambinetto petulante che tra l'altro era lo stesso di Una promessa, una promessa, Jake Lloyd, che purtroppo al momento non sta molto bene, perché ha sviluppato una sindrome di cui non ricordo il nome, per cui soffre di allucinazioni e ha bisogno di cure mediche, però fortunatamente ha la famiglia che gli sta vicino e ne sta uscendo. Lui aveva smesso di recitare non solo per questi problemi, ma anche perché la fama incredibile che gli aveva portato Star Wars lo stava distruggendo, perché non era neanche una fama così lusinghiera, riceveva continuamente insulti, poi sappiamo quanto può essere cattiva la gente, un po' come l'interprete di Rose nella nuova trilogia, che ha dovuto a un certo punto disattivare i suoi social per gli insulti che riceveva. Certo, perché se il personaggio fa cagare, allora la colpa è dell'attore. Ovviamente un'attrice, un attore magari legge la sceneggiatura di uno Star Wars, pensa il personaggio non è granché, ma se voglio fare carriera forse è il caso di accettare. Quindi in realtà la gente a volte fa veramente schifo da quel punto di vista, c'è poco da fare. E per appunto troviamo questo bambino petulante, fastidioso, che è il piccolo Darth Vader, ok? E già questo ti stranisce. Guardi il film e senti parlare dei midichlorian, microorganismi invisibili a occhio nudo che sono importantissimi per la percezione della forza, perché sono essi stessi la composizione della forza, e tu dici, beh, bello, ma visto che è tutto ambientato anni prima rispetto alla trilogia originale, perché cazzo non se ne è mai parlato? Magari un bambino non si fa queste domande, il fan un po' più adulto, che magari era bambino quando aveva guardato la prima trilogia, queste cose le nota subito. E poi in generale tu inizi a guardare La minaccia fantasma e vedi le sedute in senato, tutta la sottotrama politica, e pensi, ma che è sta roba? Ma io da Star Wars voglio la sottotrama politica, il cancelliere che vuole diventare, ma che è? Cioè era veramente troppo diverso rispetto a quello che uno si sarebbe aspettato da Star Wars. È sicuramente lodevole l'idea di base che aveva mosso George Lucas e lo aveva spinto a fare questo, perché di base quello che lui voleva fare era dare più profondità a ciò che aveva già raccontato, uscendo dal seminato e creandoti una nuova dimensione del mondo di Star Wars. Il problema è come l'ha fatto. Poi, per amor del cielo, il film fu un grande successo all'epoca, era un grande ritorno, però c'era, diciamo, La minaccia fantasma conteneva in sé tutti quegli effetti il ritorno dello Jedi, ok? In quel film c'erano in potenza, in maniera seminale, tutte quelle cose che non sarebbero andate poi nella minaccia fantasma. Gli Ewoks, tutti, molte persone li adorano, alcuni no. Perché ad adorare gli Ewoks sono soprattutto quelli che erano bambini quando videro quei teneri orsacchiotti nel film, che erano messi un po' a caso, ok? E qua abbiamo Jar Jar, la componente per bambini, con la differenza che dove gli Ewoks potevano starci, Jar Jar no, Jar Jar era troppo ingombrante. Lucas violò la regola del comedy relief. Il personaggio comico non deve essere troppo presente, troppo ingombrante, perché se lo è, diventa fastidioso.
Jar Jar era una rottura di coglioni infinita, interpretato peraltro nelle movenze da Ahmed Best, che per l'appunto solo pochi giorni fa aveva detto che non lo avrebbero mai più fatto lavorare come Jar Jar, che ha fatto fatica a trovare lavoro dopo, era un po' rammaricato di questa cosa, poverino anche lui, cosa doveva fare? Lui ci ha provato, no? Ma erano proprio i dialoghi che non andavano bene. Jar Jar a un certo punto non era divertente, addirittura c'è una gag in cui pesta una merda, cioè perché dovrebbe farmi ridere questo scemo che pesta una merda? Poi il personaggio è stato travolto dall'ondata di meme che lo volevano come vero signore oscuro che stava dietro a tutto. Ovviamente era una teoria scherzo che io ho sempre trovato affascinante, ma ovviamente assurda, però è stata proprio creata per questo motivo. E quindi no, non funzionava, ma non era solo quello a non funzionare. Non funzionava tutta quanta la trama. Io mi ricordo quando ero bambino non ci capivo più un cazzo, e prima quella è la regina, poi non è la regina, poi la regina è in realtà l'ancella, peraltro la finta regina, la finta principessa, quello che era, era stata la principessa Amidala, Padme, era stata interpretata da Keira Knightley, perché sapete che la Portman e la Knightley sono intercambiabili, si somigliano tantissimo, è un po' come Katy Perry e Zooey Deschanel, per intenderci. Quindi io da bambino ricordo che non ci capivo un cazzo, ma perché stanno continuando a cambiare il personaggio 20 volte? Non ci sto capendo più nulla. La parte in cui devono assaltare il palazzo, che diventa una sorta di Mission Impossible, insomma, Lucas ha sperimentato ed è stato coraggioso nel farlo. Ci sono delle cose interessanti, la corsa con gli sgusci in cui vediamo uno dei personaggi più affascinanti di sempre per me, che è Sebulba, stacca stacca tutto, personaggio meraviglioso che compare solo lì, però quella scena di fatto è inutile ma è esaltante. La scena con gli sgusci non è, allora, molti si sono lamentati dicendo ma non è quello che voglio vedere quando vado a vedere un film di Star Wars. È vero, però vedendola con gli occhi del bambino sei lì che ti guardi un film su Star Wars e arrivano le corse con queste navette volanti con la gente che si schianta nel deserto. Sì, per me sì, ok, per me va bene. Poi rivista oggi pensi sì, questa parte non serve una minchia. Poi anche tutta la questione dell'Immacolata Concezione, vabbè, era proprio una pisciata fuori dalla tazza, come si suol dire. Però comunque per quanto non sia per me un bel film, qualche ricordo pseudo positivo l'ha lasciato, anche se io continuo a pensare che non sia affatto un buon film su Star Wars, ma da premiare l'idea che stava alla base di tutto questo. Poi la sua realizzazione è un altro discorso, però ad esempio Darth Maul, che aveva un carisma incredibile da un punto di vista puramente estetico, fu un po' una delusione per molti, ma è diventata cult la scena del combattimento con quella musica, che è qualcosa di esaltantissimo, e le coreografie sono pazzesche. Quindi qualcosa di buono nella Minaccia Fantasma c'è, non, è per questo che non è all'ultimo posto. Sono d'accordo con il dire che non sia un buon film su Star Wars, è che in generale George Lucas dovrebbe stare alla sceneggiatura e mai dietro la macchina da presa, come invece è successo non solo per l'episodio 4 ma per tutti e tre gli episodi della trilogia prequel. Comunque sia, è un film che è stato importante a modo suo per quello che ha rappresentato, per il fatto che è stato un record a botteghino, è stato uno dei film che ha incassato di più nel giro di pochi giorni, è entrato anche nel Guinness dei primati dell'epoca, per cui sì, i suoi meriti li ha, è ormai entrato nella leggenda dopo una ventina d'anni, anzi più di 21 anni, è entrato un po' diciamo nella leggenda, però rimane un no. Rimane assolutamente un no, però ripeto, è meno no rispetto ad altro che è stato fatto nella saga di Star Wars. So che qualcuno forse se lo aspettava in ultima posizione, e invece c'è stato di peggio. Alla posizione numero 8 troviamo Star Wars Episodio 7, Il risveglio della forza. Se voi andate a guardarvi la recensione che feci quando il film uscì, dissi che era diventato uno dei miei Star Wars preferiti in assoluto. Ok, io lo so, sono colpevole di farmi prendere molto spesso dall'entusiasmo del momento, me ne rendo perfettamente conto, con il passare del tempo, con l'uscita di altri film riguardanti Star Wars, effettivamente un pochino ho cambiato idea, per quanto comunque non si tratti di un brutto film. È fondamentalmente una sorta di rielaborazione di Episodio 4, Nuova Speranza, in puro stile Abrams. È un po' quello che ha fatto con Star Trek. Abrams
prende un franchise e te lo cita in maniera anche interessante, quindi ci poteva stare. A me non era dispiaciuto, mi piaceva il personaggio di Kylo Ren, non mi dispiaceva Rey, e anche Finn poteva avere il suo perché in quel film. Il problema è quello che accadde dopo, ma ci arriveremo anche qui. Devo dire che sinceramente il film era godibile, avevano citato un po' sicuramente episodio 4. La cosa che non aveva fatto impazzire era la base Starkiller, che era la Morte Nera 3.0. dopo un po' basta con ste cazzo di con questi cazzo di marchi ingegni grandi come pianeti che distruggono altri pianeti. Ad esempio, quando distruggono i pianeti della Repubblica, io ho pensato, sì, ho capito, ma ditemi qualcosa, cioè è ancora, mi ricordava la cosa di Alderaan, in cui distruggevano Alderaan, e il commento di tutti era cioè c'era della gente, ci vivevano delle persone su Alderaan, santo Dio, cioè non c'è l'impatto di quello che avevano fatto su Alderaan, no? Però ad esempio la questione del primo ordine di Snoke non mi era dispiaciuta. Il problema di questa nuova trilogia è il presupposto, cioè se Anakin aveva riportato l'equilibrio nella forza e dopo un po' di tempo tornavano i cattivoni sotto una nuova forma, mi spiegate che cazzo di equilibrio ha portato sto minchia di prescelto? Cioè è il problema per l'appunto anche di episodio 9, cioè capite? Rey e Kylo Ren sconfiggono Palpatine, va bene, allora mi spiegate che cazzo, cioè il prescelto cosa minchia ha fatto, che equilibrio ha riportato, che l'ha riportato la nipote o quel cazzo che è di Palpatine, cioè capito, è quello che mi fa saltare i nervi. Però una volta accettata questa cosa, che dici vabbè, oh, deve fare una nuova trilogia, mettiamoci il cuore in pace, episodio 7 come inizio non è che fosse male, non è forse il miglior film fatto su Star Wars, però aveva un suo quid, c'erano personaggi anche comunque simpatici, il Kylo Ren che di fatto è un poser di Darth Vader che vuole a tutti i costi somigliargli, essendo poi suo nipote, l'ho trovata una cosa interessante. Molti dicono sì, dai, è praticamente un cosplayer Darth Vader con i soldi. Sì, è esattamente quello che è. Lo dimostra anche il fatto che lui non ha bisogno di una maschera per respirare, ma se la mette per darsi un tono. E poi è una cazzo di frignettina, no? Quando le cose non vanno come dice lui, inizia a partire fuori la sua spada con l'Elsa e inizia a spaccare tutto quello che trova, perché di base è uno stronzetto viziato in quel film. Ci sta? Dopo tanti cattivi sopra le righe, ne abbiamo finalmente uno che di fatto è un tizio che palesemente lui è devoto al lato chiaro, ma ha questa perturbazione nella percezione della forza che lo spinge a voler stare nel lato oscuro, cioè praticamente è dimigliato tra i due. Non era male come idea. Poi anche il finale con Rey che andava da Luke l'avevo trovato interessante, vi dico la verità. A me il film non era piaciuto, l'idea del primo ordine che rapiva i bambini per farne per l'appunto poi dei soldati. Il primo ordine in un certo senso, se voi guardate i vari film su Star Wars, quelli della prima trilogia, l'impero è cattivo, però non ti mostra l'oppressione dell'impero, non ti viene mostrata l'oppressione dell'impero sulla povera gente, se ci fate caso. Cioè, è vero, all'inizio distruggono Alderaan, ok, però come ho detto prima, nessuno fa un plissé, cioè questo gesto terribile non sembra avere conseguenze, e quindi la cattiveria, cioè il perché l'impero sia cattivo, ti viene mostrato solo perché si vestono tutti come dei nazi, e perché c'è Darth Vader, c'è quell'altro tutto storto, cattivo, che lancia i fumi dalle mani, ma non ti mostrano l'effettiva oppressione, cosa che invece ti mostrano per quanto riguarda il primo ordine. Poi sull'impero, se guardate Star Wars Rebels, vi rendete conto che l'impero per l'appunto ti mostrano il perché era cattivo e quant'altro, però alla fine noi vediamo solo le azioni che compiono contro i ribelli principalmente nella prima trilogia. Non è una critica, cioè è una cosa che mi ha sempre fatto un po' ridere, ma ci sta. Qua invece il primo ordine ha un suo senso di base, cioè ti fa vedere che opprimono e quant'altro, per cui episodio 7 per quanto mi riguarda non è un brutto film, ma nel corso del tempo sono usciti altri film su Star Wars che mi sono piaciuti di più, e poi comunque dopo anni ho iniziato a rivalutare, ho ridimensionato un po' il mio apprezzamento verso questa pellicola di J.J. Abrams, che però secondo me come inizio di una nuova trilogia non era affatto male. Alla posizione numero 7 abbiamo Star Wars Episodio 6, Il Ritorno dello Jedi. Allora,
Posto che in molti sono convinti che lo Jedi che ritorna nel titolo sia Luke, in realtà io ho sempre pensato che fosse riferito a Anakin, perché è in questo film che si redime, smette di essere Darth Vader, lo vediamo uccidere l'imperatore e poi ricongiungersi finalmente con suo figlio Luke. Perché non è ai primi posti di questa classifica il ritorno dello Jedi? Perché, come ho detto prima, aveva dei problemi che si sarebbero poi verificati con più violenza nella minaccia fantasma. Gli Ewoks, che per amor del cielo potevano essere gli orsacchiotti carini, ma rendetevi conto che l'impero, i cattivoni che distruggono i pianeti, vengono sconfitti grazie all'aiuto di questi orsetti che li bastonano sul caschetto. Cioè, è ridicola questa cosa, ok? Va bene che Star Wars è sempre stata una serie con creature bizzarre, quello che volete, ma che questi vengano messi in ginocchio da sti minchia di orsetti primitivi mi sembra una cosa assolutamente assurda, perdonatemi. Non solo quello, anche c'erano proprio anche delle forzature. Luke che nel giro di pochi anni diventa un Jedi super ultra potente, nonostante non abbia neanche finito il suo addestramento, e sia addirittura in grado di costruirsi una spada laser da zero. Ma quanto mai? Cioè, minchia, skill ingegneristiche over 9000. Però ha anche delle scene estremamente esaltanti. Il ricongiungimento tra Luke e Anakin, con Sebastian Shaw che per appunto interpreta Anakin dopo l'incidente, no? Calvo, con una sorta di versione spaziale dello zio Fester. Quindi ci stava. Tra l'altro io ho sempre adorato il fatto che Darth Vader fosse composto di fatto a livello di immaginario collettivo da tre attori, perché c'era David Sprouse che era l'attore che lo interpretava fisicamente. Poi avevamo Sebastian Shaw che lo interpretava nel Ritorno dello Jedi quando aveva tolto la maschera, e poi c'era James Earl Jones che dava la voce, per cui in realtà è il risultato della composizione di tre interpretazioni differenti unite, e questa cosa l'ho sempre trovata molto bella. E poi ragazzi, in questo film dà il meglio di sé, uno dei personaggi più amati dell'universo di Star Wars, che non era nemmeno uno di quelli su cui Lucas puntava maggiormente, ovvero Boba Fett. Boba Fett doveva essere una comparsata che però venne molto apprezzata e di fatto ha un carisma incredibile, nonostante praticamente non dica una parola, non lo vedi mai in faccia, muore come uno stronzo, poi sappiamo che in realtà non muore, però se uno ha visto solo i film di base è convinto che sia morto, e è impressionante come un personaggio che teoricamente dovrebbe essere il piattume più totale sia diventato così tanto iconico. I giocattoli che avevano realizzato su Boba Fett erano sempre richiesti, poi per via del modo in cui il giocattolo era stato strutturato aveva ritirato al mercato perché aveva dei pezzi troppo piccoli che potevano essere ingoiati dai bambini, e adesso quella action figure è diventata strarara, e lo sa chi ha visto su Netflix The Toys That Made Us. Scusate questa terribile pronuncia, però io l'inglese lo capisco benissimo, quanto a parlarlo è un altro discorso. Quindi Boba Fett sicuramente è uno dei personaggi che i fan adorano di più, ed è stato quasi un errore il fatto che sia diventato così iconico, è stato un caso, e meno male che è successo. E è questa la grandezza di Lucas: riuscire a tratteggiarti personaggi che in teoria non è che siano niente di che, ma hanno un tale carisma da un punto di vista puramente visivo che ti rimangono incisi nella memoria. Quindi è anche bello che il fandom a un certo punto faccia il resto, quindi sicuramente è uno dei motivi per adorare questo capitolo della saga. Poi la festa con gli Ewoks alla fine, che vabbè, quella mi ha sempre fatto ridere, che festeggiano con la musica la zumpa 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 perché hanno sconfitto l'impero. Ma è bellissima la scena con i fantasmi della forza che per l'appunto accompagnavano Luke, Yoda, Anakin e Obi-Wan. Peraltro nell'edizione
quella diciamo rinnovata di qualche anno fa in Blu-ray, si poteva ammirare quella scena ricreata in CGI fatta per l'appunto con dove c'era al posto di Shaw c'era invece Hayden Christensen che interpretava il giovane Anakin. Un po' mi spiace per Shaw, sinceramente, per quanto fosse carina quella cosa, un po' mi spiaceva per Shaw. Comunque diciamo che il film ha in sé dei momenti che di base erano interessanti, non si può dire niente, cioè non posso biasimare il fatto che abbiano inserito certe cose. Poi insomma di scene belle ce ne sono, quella del Sarlacc ad esempio, non si può negare che abbia tanti momenti che sono effettivamente molto belli, è per questo che è sopra ad esempio il risveglio della forza, perché comunque era ancora un prodotto che aveva voglia di stupirti in un certo modo, con un Lucas conscio delle proprie capacità che forse si stava spingendo troppo oltre, ma che sapeva ancora far sognare bambini e adulti. Mentre invece in episodio 7 questa cosa l'ho ritrovata fino a un certo punto, ma era forse un po' troppo viva l'idea del voler rivitalizzare un franchise solo per una questione anche monetaria, per cui Abrams il cuore ce l'aveva messo, ma l'effettiva commercializzazione di certe cose era un po' troppo evidente, per cui ci avevo visto un filo di cuore in meno rispetto a un Ritorno dello Jedi, che può avere tutti i difetti che volete, ma che comunque è un film che ancora guardo piuttosto volentieri. Pur con tutte le sue cazzate, è un film comunque che mi piace, però non si meritava, secondo me, di stare troppo sopra, perché aveva comunque le sue belle magagne. In posizione numero 6 troviamo Solo, A Star Wars Story. Allora, lo so, voi direte, cioè stai mettendo alcuni dei film nuovi di Star Wars, della gestione Disney, sopra quelli vecchi, ma ti sei impazzito? No. No, perché mi dispiace, ma io trovo che Porca di quella vacca sia un film estremamente sottovalutato. È stato sfortunato. Allora, la Lucasfilm, dopo l'acquisizione da parte di Disney, ha avuto delle idee poco felici. Cioè, l'idea era quella della Kennedy di fare un film di Star Wars all'anno. Fai un episodio principale della saga principale e un episodio spin-off. Troppo, veramente troppo. E addirittura Solo venne posticipato e uscì a distanza di soli 5 mesi da episodio 8. Troppo poco. Ragazzi, il bello di Star Wars è sempre stato l'attesa, il dover aspettare anni tra un film e l'altro. Il fatto che dalla prima alla seconda trilogia, che era quella prequel, la seconda, fossero passati tantissimi anni. Cioè, era passato molto tempo. Per cui capite che averne uno all'anno era veramente troppo. Infatti, poi avevano detto, no, aspetta, facciamone uno ogni 2 anni, stiamo a vedere, non si sa. E se Rogue One è andato molto bene, a livello di botteghino, Solo, A Star Wars Story, è andato abbastanza male rispetto a quello che si aspettavano. Alden Ehrenreich, tra l'altro, aveva dato alcuni dubbi, perché dicevano che addirittura avesse bisogno di un coach sul set perché non sapeva recitare, quando in realtà sembra che inizialmente il problema fossero Phil Lord e Chris Miller, che sono stati poi estromessi dalla regia quando il film ormai era stato girato per la sua maggior parte, ed è entrato in corsa Ron Howard. È stato un film sfortunato, sembra che Lord e Miller costringessero gli attori a improvvisare, non sapremo mai di fatto la verità nuda e cruda. Sta di fatto che Ron Howard ci ha messo del suo per terminarlo nella maniera migliore possibile, e dite quello che volete, ma per quanto mi riguarda è un film che ti riprende le atmosfere un po' più vicine a quelle della saga principale, della prima trilogia, anche meglio rispetto a episodio 7, senza bisogno di citazioni forzate, senza bisogno di pseudo remake di alcune cose. Cioè, in Solo vediamo il mondo di Star Wars così come lo ricordavamo, peraltro con una buona storia, una buona trama,
lui con la questione del personaggio di Woody Harrelson, c'è ancora la questione di Han Solo ha sparato per primo, quella è una citazione che però ha senso in quel momento, il fatto di essere stato di base tradito dal personaggio di Emilia Clarke, il fatto che alla fine cicciava fuori Darth Maul parlando dell'Alba Cremisi, che cazzo sarebbe stato bello vedere questa cosa che l'ha già citata poi in The Clone Wars in live action, un film audace, perché se qualcuno non aveva guardato The Clone Wars, che è una serie animata, sicuramente nel vedere Solo a Star Wars Story ha pensato: ma perché c'è Darth Maul? Ma mica era già morto all'epoca. Quindi, capito, era un film che poi aveva delle atmosfere bellissime, mi era piaciuto veramente tanto, io l'ho apprezzato, cioè più ci penso e più penso, cavolo, a livello proprio di inserimento nella macro trama di Star Wars, nel grande universo che gira intorno a Star Wars, è uno di quelli meglio realizzati. E Alden Ehrenreich era stato bravo, era credibilissimo come giovane Han Solo. Mi dispiace, ma secondo me è così. Per me è un film molto più sottovalutato rispetto a quello che si meriterebbe. Non stiamo parlando di un capolavoro, quello no. Però io l'ho visto un paio di volte in sala e quel paio di volte mi sono sentito ben intrattenuto. Era credibile come giovane Han Solo, ancora acerbo, quindi non era ancora la simpatica canaglia, era un po' più buono. E tra l'altro mi era piaciuta l'idea del droide che aveva, che poi sarebbe diventato il computer di bordo del Millennium Falcon. Anche il fatto che ci fosse questo rapporto un po' strano tra loro due, tra il droide e Han, che poi il punto è questo: ti affezioni ai personaggi e quando quel droide muore ci rimani male, ma poi scopri che in realtà non è stato distrutto per davvero, ma la sua intelligenza artificiale è diventata il computer di bordo. Poi anche il giovane Lando interpretato da Donald Glover, secondo me funziona, cioè è il rapporto tra loro due. È quello che mi sarei aspettato nel vedere quando avessi dovuto guardare la storia di loro due da giovani. Per me è un Lando che funziona di più quel Lando rispetto al Lando interpretato effettivamente da Billy Dee Williams in episodio 9. Quindi non si sta parlando di chissà quale gran film, ma è un onesto film su Star Wars che si pone come spin-off, il secondo spin-off in live action, tra l'altro, perché la questione degli spin-off, a mio modesto parere, era affascinante perché era la prima volta che avevo visto in live action, come film canonici ufficiali, dei film che non parlassero della saga degli Skywalker. E quindi mi sarebbe piaciuto se fossero andati avanti, però Solo è stata la pietra tombale, almeno per il momento, per questo progetto degli Star Wars Story. E un po' mi dispiace, devo essere sincero, perché come film aveva delle buone carte da giocarsi e anche tutto il momento in cui andavano nel locale con gli alieni che facevano il jazz, a me piaceva quella cosa, cioè mi aveva riportato l'atmosfera della cantina band senza doverle copiare, come invece aveva fatto in episodio 7 con il locale di Mads Kanata Abrams. Peraltro l'aveva fatto bene, niente da dire, però qua era stato fatto meglio, cioè era una questione di atmosfera, per cui mi spiace per quelli che sostengono che sia un film brutto. Per me invece è un ottimo esperimento per quanto riguarda il mondo di Star Wars, qualcosa che ancora non si era visto in questa forma e che io ho apprezzato. In posizione numero 5, circa metà classifica, abbiamo Star Wars Episodio 4, Una Nuova Speranza. È lì che è iniziato tutto, ragazzi. Una Nuova Speranza è un film che lasciò perplessi un po' tutti. Gli attori, mentre giravano le scene sul set, continuavano a chiedere a George Lucas: ma veramente devo dire queste puttanate? Quello meno convinto era Harrison Ford, che non ha mai accettato di aver ricevuto così tanto successo per un ruolo che di base ha sempre odiato e lo ha dimostrato ampiamente anche negli ultimi anni, in cui aveva iniziato a pubblicizzare tantissimo, ad esempio, episodio 7, solo perché gli avevano promesso che così sarebbe stato ucciso nel film e avrebbe potuto evitare di interpretarlo ancora, cosa che poi invece è accaduta in episodio 9, lo sappiamo. Ma una cosa che ho notato è sinceramente... che Harrison Ford ultimamente la sta un po' perdendo la voglia di recitare, ormai ha sugli 80 anni, cosa gliene frega lui. In un'intervista recente, parlando del nuovo film su Indiana Jones, disse: beh, io spero che i miei clienti rimangano soddisfatti. E l'intervistatore disse: sì, ma i suoi fan? No, io non adoro ragionare in termini di fan, io preferisco considerarli dei clienti. Che dici, va bene, ok Harrison, tranquillo. Quindi nessuno
credeva, non ci, ci credeva solo George Lucas all'epoca. E il film fu un successo incredibile. Nessuno si sarebbe mai aspettato che quella baracconata, come è stata definita da tanti critici, sarebbe diventato un franchise importantissimo. Senza Star Wars probabilmente non avremmo certi film di intrattenimento come li conosciamo oggi. Gente come Spielberg, George Lucas e anche Zemeckis hanno gettato le basi per il cinema di intrattenimento come lo conosciamo oggi, con film come, non lo so, gli Indiana Jones, oppure un E.T., parlando di Spielberg, Ritorno al futuro, parlando di Zemeckis, Star Wars per George Lucas. Insomma, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Io non riuscirei a immaginarmi un mondo senza Star Wars. Io credo che il cinema, quello commerciale, quello pensato per il largo consumo del pubblico medio, non sarebbe quello che conosciamo adesso. Sarebbe diverso, ci sarebbe qualcos'altro, ma non sarebbe nella forma in cui la conosciamo. Perché il primo Star Wars era sicuramente acerbo, i combattimenti con le spade laser erano legnosi e addirittura all'epoca neanche erano colorate le spade, però gli effetti sia speciali che visivi erano qualcosa di stratosferico. Cioè Lucas di fatto poi ha creato un film che non era un fantasy, era un film, cioè che non era un film di fantascienza, scusate, era un fantasy di base. Infatti è un fantasy anche fiabesco, ha tutti gli stilemi al suo interno della fiaba. Abbiamo l'eroe, abbiamo la principessa da salvare, abbiamo l'aiutante, abbiamo l'oggetto magico, abbiamo il cattivo. Ragazzi, è tutto lì, è tutto lì. Il percorso dell'eroe che per l'appunto deve arrivare ad un certo punto prima di rendersi conto di chi è veramente. Stiamo parlando di un film che è stato fondativo, ha portato l'idea fiabesca, ok, della struttura fiabesca nel fantasy con elementi fantascientifici. È stato qualcosa di innovativo come poche cose al mondo. Io sono rimasto sinceramente molto contento nel vedere quello che ha fatto George Lucas, pur con tutte le ingenuità che ci potevano essere. Però la questione di Luke che da orfano cresciuto dagli zii diventa improvvisamente l'unica speranza della galassia, la questione della morte nera, Tarkin, con peraltro questo cattivo che era Darth Vader, che non era neanche il cattivo principale nel primo film, era un cattivo di contorno che compariva poco, ma porca di quella miseria, quanto cacchio era credibile, quanto era carismatico. Io credo che Lucas abbia fatto qualcosa di enorme e sono contento che lui sia andato avanti nonostante nessuno gli desse effettivamente credito. Lo trattavano anche sul set come se fosse un pazzo delirante che aveva avuto dei soldi per girare il film e dico ci paga, facciamolo. E poi è arrivato questo successo planetario e Star Wars è diventato il fenomeno di cultura pop che tutti conosciamo, per cui meno male che esistono i folli come George Lucas, che fanno sicuramente anche loro degli errori, ma che si fissano su un'idea che credono vincente quando nessun altro li appoggia, e poi si rendono conto che effettivamente, nonostante tutto, forse un po' di ragione ce l'avevano. Alla posizione numero 4 troviamo Rogue One, A Star Wars Story. È, secondo me, migliore rispetto a Una Nuova Speranza? Sì, nel senso che è anche normale, perché Una Nuova Speranza era il primo, era un esperimento. Rogue One esiste grazie a Una Nuova Speranza, ma mi ha dato delle sensazioni mostruose. Perché? Perché di base è una, diciamo che è un film che è neanche un prequel di Una Nuova Speranza, è proprio agganciato, perché il finale di Rogue One è l'inizio di Star Wars Episodio 4, Una Nuova Speranza, ma era anche il primo film di Star Wars a esulare dalla storia principale degli Skywalker, e era un rischio, era un salto nel buio. Paradossalmente non sapevamo se ci sarebbe stata la fanfara con i classici titoli di testa che scorrono verso l'alto, e infatti non ci sono stati. Potevamo aspettarci di tutto da quel film. Non hanno rinunciato agli stilemi tipici di Star Wars, però allo stesso tempo hanno voluto utilizzare un regista, Gareth Edwards, che era abituato di fatto ai monster movies, quindi aveva girato Monster, aveva girato Godzilla, per cui le inquadrature erano quelle di un monster movie.
ampissime, con elementi sullo sfondo giganteschi che sovrastavano i personaggi, che sembravano delle formichine, molte scene. Era molto più oscuro, meno gioioso rispetto al normale film di Star Wars, ma non hanno rinunciato a inserire alcuni stilemi tipici. Ad esempio il droide K2SO in questo caso è un droide non particolarmente simpatico, un droide di fatto da battaglia, ma era un droide interessante, molto più spigoloso, ma non spigoloso in senso divertente, spigoloso in senso proprio antipatico, ma ci stava. E peraltro i personaggi Gin Erso, poi il personaggio di Diego Luna anche mi è piaciuto tantissimo, Cassian Andor, che dovrebbe avere in teoria, non si è capito se la faranno o no, una serie su di lui, da quello che si è capito punteranno tanto sulle serie, quindi le serie si meriterebbero un video a parte, anche se sono poche, però magari lo farò prima o poi. Peraltro Felicity Jones mi è piaciuto molto, Mads Mikkelsen che interpretava suo padre ha avuto un bel ruolo, mi piaceva il villain interpretato da Ben Mendelsohn, attore che mi piace molto ma che spero inizi a staccarsi un po' da quel tipico tipo di personaggio che gli stanno dando ultimamente, ovvero il cattivo un po' patetico, perché di fatto il villain qua è quello di base. E mi piace anche il fatto che ci sia Darth Vader, tra l'altro, scusate, ma il finale, che è poi quello di Una Nuova Speranza, che è l'inizio di Una Nuova Speranza, l'ho amato, l'ho veramente amato, quando ci sono i vari soldati che hanno i piani della Morte Nera e vedi tutto buio, si spengono le luci e senti e la lama della spada laser che si accende, e pensi, cazzo, quella scena è qualcosa di mostruoso, veramente, vale tutto il film. Soprattutto io adoro il fatto che in questo film abbiano voluto coprire il buco di trama, per la questione del fatto che la Morte Nera nel primo e nel secondo film avesse quella falla, bastava un colpo in quel punto e la faceva saltare in aria. Qui spiegava che per l'appunto era stato l'ingegnere che aveva messo quel difetto di progettazione apposta, perché lui era stato costretto a costruirla e avrebbe voluto renderla distruttibile, quindi aveva apposta inserito. Quindi questa cosa la trovo molto interessante, cioè, capito, il fatto che con un film ti coprono anche un buco di trama che di fatto era per ingenuità, perché a Lucas non interessava che avesse senso oppure no, era un film fantasy molto fiabesco e quindi certe cose le dovevi accettare, basta. Però il pubblico nel corso degli anni si è fatto sempre più esigente, per cui già che c'erano hanno anche inserito una cosa logica che ti portava a dire, ah, ecco perché ci sta, è una pezza posteriore, ma è così che si mettono le pezze, non facendo resuscitare Palpatine a caso, porca puttana, J.J. Abrams, ma che cazzo ti viene in mente? Ecco, quindi di base è questo il punto, per cui Rogue One, peraltro con questa cosa che muoiono tutti alla fine, mi è piaciuto un sacco, un film molto più sofferto, molto più adulto e maturo, che dimostra che Star Wars può avere numerose sfaccettature. È andato piuttosto bene, peccato per il mezzo flop di Solo, che ha causato l'abbandono di questo progetto. Insomma, non se la sono gestita bene questa prima fase di Star Wars in Disney, bisogna ammettere questo. Lucasfilm ha un po' toppato, speriamo che non toppi in futuro con questo progetto che per l'appunto stanno portando avanti, in cui si parlerà di questa era con questa repubblica, con questi difensori che sono degli Jedi particolari in realtà. Per cui speriamo, perché vogliono prima fare fumetti e libri e poi eventualmente dei film e delle serie. Vedremo che cosa succederà. Sarà una nuova era di Star Wars, alla fine Star Wars non morirà mai, ma speriamo che riescano magari a rinnovarlo senza però mandarlo a puttane, come hanno fatto in alcuni casi in questi ultimi anni. Anche se io comunque episodio 7 l'ho apprezzato, e tra poco andiamo a parlare anche di qualcosa che è molto riferito a, di base, questa nuova era di Star Wars. Ed entriamo nella top 3 e abbiamo in terza posizione, lo so, adesso mi lapiderete, Star Wars episodio 8, Gli Ultimi Jedi. Allora ragazzi, io lo so, quasi tutti quelli che mi seguono, tranne alcuni, odiano questo film perché non è Star Wars, perché è una merda, non è quello che voglio da Star Wars. Allora,
In parte sì, è così, però il fandom di Star Wars è strano. Se si fa qualcosa di troppo simile ai precedenti, come con episodio 7, non va bene, perché è la solita roba. Arriva Rian Johnson che fa qualcosa di completamente diverso, non va bene, perché non è Star Wars. E ragazzi, però, facciamo un po' pace col cervello. Sicuramente Rian Johnson ha fatto qualcosa che poteva dare fastidio ai fan, ha ribaltato completamente i canoni di Star Wars, ha fatto il suo film, e da un certo punto di vista questo è sbagliato, perché poi si sono ritrovati a non sapere più come portare avanti la saga. Io trovo assurdo che in una major come Disney, nella forma della Lucasfilm, che è una diciamo produzione che agisce più o meno autonomamente, ma deve sottostare a certe regole. Molti dicono, ma la Lucasfilm non gliene frega niente che è stata acquisita da Disney. La Lucasfilm va avanti per i cazzi suoi. No, ragazzi, perché se mi venite a dire che non c'è stata una forte ingerenza da parte della casa madre nei nuovi film, allora perdonatemi, che cazzo avete guardato? Ma sono diventati molto più Disney-like. In episodio 8 c'è nel finale il bambino che, pur non essendo di fatto uno Jedi, ha in sé la forza e fa fluttuare la scopa. Perché? Perché la forza è democratica, è una forza che può manifestarsi in chiunque. Perché magari, bambino che stai guardando il film, la forza è anche in te, il messaggio è quello, che a me è anche piaciuto come cosa in realtà, però è una cosa molto Disney. Il girl power che vediamo in Rey è una cosa molto Disney, ma va bene, cioè a me non dà fastidio questa cosa. Il fatto che ti abbiano ammazzato Snoke, abbiano fatto diventare il cattivo principale Kylo Ren, sempre più nervoso, sempre più folle, a me è piaciuto. Il fatto che Luke se ne sia andato, dicono Luke non l'avrebbe mai fatto, ragazzi, ma io non sono quello che ero 10 anni fa, sono cambiato anch'io. Può essere che quest'uomo, cazzo, vede che è tornato il male, pensa, minchia, non è servito niente, prendo e me ne vado. A me era andata bene come cosa. Mi è andata bene, cioè sicuramente ha i suoi problemi questo film, ma il fatto che ti ammazzino Snoke all'improvviso è una cosa che ti fa pensare, oh là là, e tutti dicono, non spiegano chi è Snoke, perché avevano spiegato chi era Palpatine. Sì, l'hanno spiegato nella seconda trilogia, che è arrivata parecchio tempo dopo la prima, ma nessuno all'epoca si era lamentato del fatto che non spiegassero chi fosse Darth Sidious. Ma che cazzo se ne frega chi è? È cattivo? Vuole distruggere tutto? È un mostro? Va bene, ok, boom, è il villain, cioè... Il problema è che il pubblico nel corso degli anni, come ho già detto prima, è diventato troppo, troppo esigente. E di fatto, per me Snoke poteva tranquillamente essere un tizio a caso che aveva deciso di prendere il potere. L'ha fatto, fine. Cioè non c'era bisogno di dire per forza da dove arrivasse, chi fosse, quant'altro. Sono cose che si possono tranquillamente lasciare all'universo espanso. Chi vuole lo legge, chi non vuole non lo legge, ma non necessita di una vera e propria spiegazione. Sicuramente avrei preferito nessuna spiegazione, purtroppo, piuttosto del no, ma Snoke è un essere che ho creato io artificialmente, ma in realtà ero sempre io, cioè Palpatine fondamentalmente. No, quella non è una spiegazione. Però è assurdo che, per l'appunto, una major come Disney, nella forma di Lucasfilm, non abbia coordinato chi doveva occuparsi dei film. Cioè Rian Johnson avrebbe dovuto presentare la sua sceneggiatura, e la Kennedy e compagnia bella avrebbero dovuto dire sì, guarda, questa cosa la puoi fare, no, guarda, questa cosa non la puoi fare. Perché poi arriva J.J. Abrams, che si trova sfondato il suo concept iniziale e non sa più come andare avanti. Ma non è colpa di Rian Johnson. Rian Johnson ha proposto il suo film. Lui, di base, ha fatto il film che voleva lui giocando con Star Wars. Sono scemi loro che gliel'hanno permesso. Cioè lui ha fatto bene a proporre questa cosa. Oh, nessuno gli ha detto niente, fai pure. Lui dice, oh, ma fanculo, lo faccio. Poi sì, il personaggio di Rose non sarà il personaggio migliore del mondo, ma serviva per dare un senso alla storyline di Finn, che di base non aveva più tutto questo granché senso. Di fatto si era esaurita con episodio 7. Finn non è un personaggio che aveva un gran senso di esistere dopo episodio 7. Con episodio 8 ha avuto la sua storyline. A me è piaciuto. A me questo è piaciuto. Sono tante le cose che ho apprezzato di episodio 8, vi devo dire, anche tutta la battaglia alla fine con Luke che si presenta, che in realtà però è una proiezione di se stesso, la scena in cui gli fanno fuoco per distruggerlo, si dirà della polvere, c'è lui ancora in piedi che fa con quella sbruffoneria che è un po' la Luke, se ci pensate. A me era piaciuto il fatto che lui alla fine muoia per lo sforzo, fa ridere perché è balle spaziali, muoia per lo sforzo, a me non ha infastidito. Molti dicono, morto di coccolone, che morte di merda. È la morte di un uomo che perde la vita sacrificandosi per riparare a quello che lui considerava un errore, l'essersi ritirato a vita privata e non aver più avuto la forza, scusate anche qua il gioco di parole,
di andare avanti, perché nel momento in cui lui sta allenando suo nipote e vede che suo nipote è predisposto al lato oscuro e che c'è qualcosa che sta tornando, lo ha mandato in crisi. È un essere umano, ha pensato: cazzo, di nuovo, io non ce la faccio, non ci riesco. E molti hanno anche detto: Luke non avrebbe mai cercato di uccidere Ben nel sonno. Lui non ha cercato di ucciderlo, ha percepito quella cosa, quel turbamento nella forza, ha percepito questa sua predisposizione al lato oscuro, si è spaventato, ha acceso la spada laser d'istinto, ma non l'avrebbe ucciso. A me è piaciuta questa cosa. A me è piaciuta tanto, e francamente l'ho trovato un film molto coraggioso, che ti sfonda la base canoni di Star Wars, ma è comunque uno Star Wars. È una delle cose più interessanti, sperimentali, che ho visto negli ultimi anni, devo essere sincero. A me è piaciuto, mi è piaciuto soprattutto per questo. Perché non era esattamente quello che mi aspettavo da Star Wars, ma era qualcos'altro, ma allo stesso tempo era anche Star Wars. Era un misto delle due cose, e secondo me è molto più organico rispetto a quello che fece George Lucas con la trilogia prequel, con La minaccia fantasma e L'attacco dei cloni. Era molto più strutturato, cioè Johnson aveva le idee chiare in mente. Chissà come sarebbe stato episodio 9 se l'avesse diretto lui. In realtà doveva dirigerlo Trevorrow, e leggendo lo script presunto di Trevorrow, io penso che sarebbe stato sicuramente meglio di quella porcheria che abbiamo vista. Per cui io biasimo Abraham solo fino a un certo punto, che è stato un po' manipolato. Lui ne ha sofferto molto, a quanto pare. Però quello che ha fatto Johnson con questo film per me è stato coraggioso, e ci voleva qualcuno di così coraggioso con questo tipo di franchise. Purtroppo è stato il motivo per cui Disney ha capito che qualcosa non andava, ma lì è stata colpa loro perché non hanno saputo coordinare i registi. Avrebbero dovuto coordinare, ci doveva essere una sorta di showrunner tra virgolette del franchise, che avrebbe voluto dire: questo sì, questo no, io imposto la macro trama e certe cose non le potete fare. Non lo hanno fatto, e sono anche un po' cazzi loro, non è così che si lavora evidentemente. Però a me, controllo meno, questo episodio 8 è piaciuto e si merita, per quanto mi riguarda, la terza posizione. Vi prego, io lo so che molti non sono d'accordo, siate civili nei commenti, cioè io lo so che tanto molti di voi non lo saranno, ma ci provo, siate civili, vi prego, nei commenti, perché poi esce episodio 8, oh, Ryan Johnson che regista di merda, oh mio Dio, ma poi esce Knives Out, ah, Ryan Johnson bravissimo, ed è tempi di episodio 8 che lo dicevo, ma andate a cacare. Parlo ad alcuni, non parlo a tutti, però mi fa ridere questa cosa. Cioè, ragazzi, in Knives Out vediamo un Johnson che non è tanto diverso dal Johnson di episodio 8. Tutti i suoi stilemi li troviamo lì. Il fatto di giocare con i cardini di un filone, di un genere, e poi portarli a proprio favore, esattamente come ha fatto con gli stilemi di Star Wars. È la stessa identica cosa, la regia è molto simile. Quello è, raga, cioè è quello. Ryan Johnson ha dimostrato di essere un regista della Madonna già da episodio 8. Ed è proprio per episodio 8 che gli hanno dato fiducia per fare Knives Out. Per cui, per quanto mi riguarda, questo è un film molto importante, e per quanto si possa dirgli dietro, credo che sia stato coraggioso quanto bastava. In posizione numero 2 abbiamo episodio 3, La vendetta dei Sith. Ha i suoi difetti, è pieno di difetti. È uno dei film che più mi mettono la pelle d'oca quando lo guardo, per quanto riguarda Star Wars? Assolutamente sì. Ragazzi, al netto di tanti difetti che il film può avere, che siano registici, Lucas non è un grande regista, lo sappiamo, che siano di sceneggiatura, è comunque qualcosa di emozionante. Cioè, quando sono su Mustafar con Obi-Wan e Anakin, con Anakin che è mutilato, ormai è passato al lato oscuro, ormai è Darth Vader, ma è il Darth Vader prima di diventare una sorta di spietato Sith con la maschera, il mantello e tutto l'ambaradan. Quella scena è fantastica. Cioè, Ewan McGregor e Hayden Christensen si vede proprio che erano accorati in quel momento. Il momento in cui lui ti fa capire che uccide i Padawan del Tempio Jedi. La parte con l'Ordine 66, i Jedi che vengono uccisi, Yoda che scappa con i Wookiee. Cioè, ragazzi, tutta quella parte è meravigliosa, perché vediamo il crollo della Repubblica e di tutta la civiltà, e la nascita dell'Impero. Lo scontro tra Yoda e Palpatine, che fa ridere, con Palpatine che lancia i dischi del Senato, ma comunque è gasante. Lui
che diventa Darth Sidious lanciando i fulmini contro Mace Windu. Mace Windu che viene lanciato fuori dalla finestra perché interviene Anakin a salvare l'imperatore. Tutta la storia di Darth Plagueis. Cioè, ragazzi, quel film è amore. Quel film è amore puro. Qualunque siano i difetti, ci passi sopra. Ci passi sopra perché emotivamente è talmente potente, è proprio un cerchio che si chiude. È un cerchio che si chiude, capito? Con tutto che, ad esempio, quando tu vedi per la prima volta il Darth Vader che conosciamo, che si stacca da quell'imbracatura che ha, con lui che dice «Dov'è Padme?» e Palpatine dice «Oh, sembra che tu nella tua furia l'abbia uccisa», e lui che urla «No!» Cioè quel «No!» fa cagare. Teoricamente, io ogni volta che lo guardo penso «Ah!» Cioè, capito? È stupido, è messo in scena anche male, ma va bene perché è la fine e l'inizio di tutto. Io l'ho amato, non posso farci niente, l'ho amato. Peraltro Lucas qualcosa aveva capito dalle critiche che gli erano state rivolte, che lui non accetta mai molto volentieri, però, ad esempio, guarda caso, chi dà i poteri speciali a Palpatine è proprio Jar Jar, come a dire, l'avete odiato, vi do un motivo ulteriore per odiarlo, è grazie a lui che Palpatine ottiene i poteri speciali e diventa imperatore. Non lo so, ragazzi, quando c'è Palpatine che proclama la nascita del primo impero della galassia e c'è Padme che dice «così muore la democrazia» sotto scroscianti applausi, io ho sempre un brivido lungo la schiena. È una scena molto bella. Io non posso farci niente. A livello personale, per me è tra i migliori. È al secondo posto assolutamente, perché è una, come ho detto, una chiusura. È un cerchio che si chiude, ma che contemporaneamente si riapre. E io ho fatto l'esperimento di guardare prime prequel e poi la trilogia, la prima trilogia, però guardandoli in ordine cronologico di trama, e funziona. Funziona più o meno, perché qualche incongruenza c'è. Però comunque mi piace che George Lucas non abbia fatto morire la sua creatura, abbia detto, no dai, gli do dei prequel che però sono dei prequel che ovviamente già da un sacco di tempo, ma che per motivi vari non avevo ancora messo in scena. Ci stava, aveva un suo senso. In realtà lui aveva pensato Star Wars come 9 film. Molti dicevano, ah, 9 film, che schifo, non servono a niente. In realtà lui ne aveva già in mente 9, magari in maniera diversa. L'ultima trilogia ha i suoi problemi, lo so, a me sono piaciuti episodio 7 e episodio 8, ma il problema è che episodio 9 mi sfonda tutto alla base. Però, parlando della vendetta dei Sith, ha troppi momenti che sono meravigliosi. E poi c'è, ragazzi, c'è il generale Grievous, che secondo me ha un suo perché. Questo cazzo di tizio mezzo robot, mezzo biologico, che uccide gli Jedi e si tiene le spade laser, è qualcosa che fa impazzire il bambino, fa impazzire l'adulto. Io l'avevo adorato, peraltro con questi problemi di asma molto pesanti. Anche il fatto che all'inizio Palpatine, che è stato rapito dal Conte Dooku, in accordo ovviamente con lui perché lui è il suo maestro, faccia uccidere il Conte Dooku dallo stesso Anakin perché lo sta facendo diventare il suo discepolo potente. Presto avrò un discepolo molto più giovane e potente del Conte Dooku. Quella scena anche lei è molto bella perché richiama il momento in cui Palpatine vorrebbe, in cui Darth Sidious vorrebbe portare Luke a uccidere suo padre per farne il suo discepolo più giovane. È una citazione anche a quello, per cui adoro molto semplicemente l'episodio 3, La vendetta dei Sith, perché emotivamente per me è sempre una mitragliata al cuore. E siamo giunti alla fine di questa classifica con la posizione numero 1, peraltro iniziandola ho pensato, beh dai, sono solo 11 posizioni, questa la sfango in fretta, e invece credo che verrà lunga più di un'ora. Avrei dovuto immaginarmelo, perché quando mi metto a parlare di Star Wars non la finisco più. E al numero 1 abbiamo Star Wars, episodio 5, L'impero colpisce ancora. Perché? Perché sì, perché è lo Star Wars, è il film successivo a episodio 4, dove Lucas aveva detto, oh, non mi credeva nessuno, nessuno mi dava credito, guardate cosa ho creato, mo vi faccio vedere io cosa so fare. Di base per appunto non è diretto da lui, per l'amor del cielo, però è supervisionato, insomma sappiamo bene com'è andata, e questo film io l'ho apprezzato, ma veramente tanto. L'ho apprezzato tanto, da un punto di vista registico infinitamente migliore rispetto a
a episodio 4 ho detto Lucas non è un grande regista, Kershner invece era un'altra cosa, era sicuramente più ferrato da quel punto di vista, e il film è il 4 ma sotto steroidi. Tutto quello che aveva funzionato nel primo qui è riproposto ma in maniera molto più strutturata. Peraltro ricordiamoci la questione la questione appunto no, Luke, io sono tuo padre, che nessuno si sarebbe mai aspettato. Cioè, capite che è quel Darth Vader che nel primo film era piaciuto tanto ma che non era ancora stato sfruttato a pieno delle sue potenzialità, lo ritroviamo qui. Non solo è sempre più cattivo, ma porca troia, è il padre del protagonista. E tu pensi, what? Ma che cazzo stai dicendo? Già solo per quella scena il film vale tutto. Ma poi avevamo nuovi personaggi. Lando di base è un personaggio che a me piace un sacco. Insomma, io credo che proprio anche a livello di storia funzionasse maggiormente. È quello che ti lascia di più quando lo guardi. È proprio questa fiabona che è diventata qualcosa di più grande, che quasi sembra sfuggire al controllo dei creatori, fare il cazzo che gli pare. La questione di Han che viene rapito sul finale, quindi cosa accadrà, cioè ti dà proprio l'idea di quest'epopea che volevano raccontare e che è cresciuta rispetto al primo film. Hanno potuto inserire molto più elementi di lore, hanno potuto espandere quello che avevano creato all'inizio. I combattimenti con la spada laser sono molto più entusiasmanti, a livello registico era molto meglio, le musiche erano ancora più belle, la colonna sonora che già nel primo film aveva stregato tutti, nel secondo diventa ancora più presente. Insomma, è senza ombra di dubbio un film decisamente più riuscito del primo, e tutti gli amanti di Star Wars bene o male hanno un occhio di riguardo per questo. Mi preoccupisce ancora, perché è forse il miglior connubio tra regia e sceneggiatura che si sia raggiunto in Star Wars, difficilmente arrivabile, e mai credo che si potrà arrivarci. Quindi questo è quello che pensavo circa episodio 5, l'impero colpisce ancora, e finisce così la classifica dedicata ai film di Star Wars. Per cui io vi invito a scrivere un commento qui sotto qual è la vostra personale classifica e quale altra classifica vorreste vedere prossimamente qui sul canale. Io vi abbraccio, vi ringrazio per avermi seguito fin qui, siete fantastici, vi voglio tanto, ma tanto, ma tanto bene, e noi ci vediamo al prossimo Movie Vlog.